Addio penitenziario, addio penitenziario, addio! Addio penitenziario, addio! Detesto le gite scolastiche! Siamo giunti finalmente alla fine dell'anno e i bambini partono per le vacanze! Ehi! Benvenuti al campo dei bracciarotte per la cerimonia annuale del grande condor mai in piedi, il nostro dio alato, seguite la guida. Questo è il totem del grande condor mai in piedi, il nostro dio alato. La visita continua. Ed ecco il nido del grande condor mai in piedi, il nostro dio alato. La zuppa del grande condor mai in piedi. Secondo la leggenda, chi mangia questa sacra zuppa ottiene il potere di volare. Fine della visita. Un negozio di souvenir vi attende all'uscita. Non dimenticatevi le mance. Ragazzi, avete sentito? Mangiando quella zuppa riusciremo a volare. Sarebbe l'ideale per evadere. È una leggenda, Joe. Solo gli uccelli possono volare. Perché noi no? Forza, andiamo! Piacenti, non siamo disposti a seguirvi. Giusto, i tuoi piani non volano mai alti. Che cosa vuol dire? È un ammutinamento? No, si chiama emancipazione. Io vado matto per la zuppa! Sono con te, Joe! Sì! Forza, andiamo, buffoni! Ma come? Sono già di ritorno? Che peccato, durano sempre troppo poco le vacanze. Vai! Devi sbattere le braccia più velocemente, guarda come faccio io! Ci serve più slancio, andiamo a provare di fuori. Non siamo riusciti a alzarci nemmeno di un millimetro, Joe! Ho appena avuto un'idea! Guarda, fanno un corso di tuffi in piena notte! Vi insegnerò io! Sono il re del tuffo a bomba! Chi ha tolto l'acqua? I miei piedi sono zampe di gallina! Ma smettila, imbecille, si saranno gonfiati! No, dico sul serio, Joe! I miei piedi sono zampe di gallina, guarda! Ah, si sta trasformando in un uccello! Deve essere stata la zuppa di vero falco! Ma ho una sensazione molto strana! Non capisco, avevano parlato di un condor, ma non fa niente, l'importante è volare. C'è solo un problema, Joe. Ah sì? E qual è questo problema, signor Sattutto? È molto semplice, le galline non volano. Anche tu diventerai una gallina, visto che hai mangiato la zuppa. Io una gallina? Non ci penso proprio. Dobbiamo fare qualcosa. Joe Everett hanno un brutto raffreddore. Sì, è vero, abbiamo la pelle d'oca. Andate in infermeria e fatevi curare. No, non occorre. Preferiamo stare all'aria aperta. Non è niente, solo una piccola crisi passeggera. Sono preoccupato. Si faranno scoprire. Quel verme è mio. Non l'ho visto prima io. Ti strappo le piume! Ora basta, fratelli Dalton! Oppure vi metteremo in isolamento! Vedi quello che vedo io, Emmett? Purtroppo lo vediamo anche noi! Stiamo volando, Joe! Che bello! Oggi i bambini giocano a fare il salto in alto! Anch'io me la cavo piuttosto bene. Vi darò filo da torcere! Allora, come andate? Ho vinto io! Prendete il carro, io intanto telegrafo ai miei colleghi. Agli ordini, direttore.
Vediamo, devo capire come funziona. Signorina Betty, ho bisogno del suo aiuto! È semplicissimo, signor direttore! Osservi, questa è la lettera A, questa è la lettera B! Li abbiamo seminati! Miei cari colleghi, virgola, vi invio questa missiva per allertarvi, virgola, riguardo all'evasione di due individui molto pericolosi, punto. Atterriamo, Joe! Non ce la faccio più, mi fanno male le ali! Sì, ora va un po' meglio. Coraggio, polletti miei, è ora di ritornare in cortile. Perché ci siamo fatti beccare di nuovo? L'antidoto farà effetto entro 24 ore. Nel frattempo non è che potreste darci un po' di Gran Turco? Sì, stai tranquillo, o ti strappo tutte le piume! Che bella idea, organizzare una fiera nel penitenziario! Sì, mi sono detto, Melvin, facciamo vivere a questi uomini un'esperienza fuori dal comune. Ehi, il signor Peabody ha nascosto delle spie qua intorno. Forse qualcuno vuole rovinare la festa. Teniamo gli occhi bene aperti. Ti trovi bene con i tuoi assistenti, mio caro? Sono perfetti. Continuate, torno subito. Organizziamo qualche gioco. Sfidiamo la loro sicuritudine. Appiccicoso. Un piano perfetto. Spie che studiano la resistenza del muro. Fratelli Dalton, venite qui a macinare del mais per la farina delle frittelle. Devo escogitare un piano per evadere. Travestiamoci da frittelle di mais. Chi è che si è permesso? Di fare cosa, Joe? Mi stanno attaccando! Escono dalla padella! Il mais è un potente esplosivo! Signorina Betty, ma che abilitudine! È severamente proibito sorvolare il penitenziario! Vattene via! Ho detto vattene via! Spia volante annientata! Oh, il tiro al barattolo! Costruiamo un cannone che spara mais e facciamo esplodere il muro! Ho trovato il laboratorio segreto delle spie! È una trovata davvero geniale! Una tempesta? Un travestimento da nuvola rosa? Non è molto originale! In effetti sembra della grandine. Oh, che buono!
Se scoprono da dove viene, siamo rovinati! Ma che cos'è? Questa si chiama grandine indiana, una rara condizione meteorologica. Me ne ha parlato vero Falco? È decisamente saporita, prendiamo dei secchi! È meglio travestirsi da pecora perché non fa paura a nessuno. È una bestiolina molto stupidina, non come il cane. La missione continua. L'esplosione è troppo complicata. Dobbiamo andare sul semplice. Costruiamo delle pistole. Questa grandine è deliziosa con lo zucchero. Anche salata ha un buon sapore. A me piace senza niente. Vanilato! Non penserete davvero di farci paura con quelle ridicole pistole giocattolo? Non riuscirete mai a farla franca, lo sapete? Un sentito grazie per le chiavi del penitenziario e addio! Devo ricostruire il mio travestimento. Ma dove avranno nascosto quella roba bianca? No, no, qua non c'è. Lassù, forse? Ah! Veramente, fa un po' caldo qui! Una tempesta! La chiave! Dov'è la chiave? Dove siete voi? Io sono qua! Non dovete dare indicazioni ad alta voce, razza di idioti! Qui Dalton! Fermateli! La chiave! Ho trovato la chiave! Raggiungete la porta! Eccoci qua! Si apre verso l'interno! Aiutatemi! Uno! Due! Nessuno si muova! Siete caramellati, fratelli Dalton! Caramellati, questa è buona! Ovviamente conto sul vostro aiuto per ripulire questo terribile disastro. Sì! Ha ragione, Joe! Sarebbe criminale lasciare questo indescrivibile disordine nel penitenziario! In effetti, gli unici momenti in cui sopporto la vita qui è quando ho la bocca piena. Troppo lontani. Non è possibile. Ho misurato due volte la distanza. Ah, serviva a questo lo spago, perché io ne ho tagliato un pezzetto per farci lo Scooby-Doo. Eccole! Non lo dite a nessuno. Tantamuli! Siamo entrati in anno di maiale! Ci sono gli involtini primavera a messa? In occasione del nuovo anno cinese, il signor Ming Li Fu ci inizierà alla cultura del suo paese. Servono volontari che lo aiutino. Fate parlare il vostro cuore, coraggio! Tendete la mano a questo grande popolo che ha inventato l'aquilone, gli involtini primavera e la polvere da sparo! Gli involtini primavera. Sono sicuro che il cinese ha uno stock di polvere da sparo. E chi dice polvere da sparo dice polvere d'evasione. C'è qualche volontario? Ci sono gli involtini. Il signor Ming Li Fu ci farà vedere come i suoi antenati coltivavano l'arte di difendersi. Ci sono volontari? Everell! Lo massacriamo e gli rubiamo l'esplosivo quando è in infermeria. Per trovare la via del Kung Fu, occorre acquisire l'elasticità di Lospo.
la potenza del bufalo! Senza scordare l'intelligenza della scimmia! E adesso, venerabile pubblico, imitelo la velocità di Mamma Tigre, i cui cuccioli sono in grave pericolo! Bravo! E adesso la dimostrazione di medicina cinese! Mio colle è una cavia da scegliere tra gli onorevoli pregiudicati! Io! L'agopuntura fa circolare le energie di colpo, stimolando i punti nevralgici, pungo clavicola e poi libero l'onula! Per eliminare il virus influenzale bisogna stimolare il nervo nasale! Carina l'agopuntura! Mi si è stappato il naso! L'iso colloso al miele! Attenzione, molto colloso! Cominciano a stancarmi queste cineserie. Vado a prendere la salsa piccante! Involtino primavera, modello Dalton. Hai la salsa piccante, Joe? Antico scherzetto cinese prima di tradizionale danza del drago. Mingli Fu non sa resistere. Cin cin tuan, pim pom pan, cin cin, cinesi. Ragazzi, è il momento di dar fuoco alle polveri! Sta attento, Joe! È pieno di riso colloso! Tranquillo. Gli effetti speciali sono superbi! La sua iniziativa di scambio culturale è un vero successo, signorina Betty! Cin cin tuan, pim pom pan, direzione porta! E sbrighiamoci! Un'enorme salsiccia grigliata! Arrestateli e vi raddoppio gli incentivi! Aprite la porta o faccio esplodere la bassa manovalanza! Non cederò mai a questo odioso ricatto! Forse si potrebbe negoziare! È fuori questione, è un bluff! Non mi sembra che stia bluffando quello! Non abbiate paura! Se morirete, sarete risarciti! E va bene, l'ha voluto lei! È incollato! Non riesco a toglierlo! L'iso colloso non si stacca più! Aiutatemi! 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 Il povero baffuto con pigiama a lighe ha sbagliato esplosivo! Quello è il finale di fuoco d'artificio! Non è giusto! È un permesso per uscire. Solo guarda, ce l'ho anch'io. Ho bisogno di un consiglio urgente.
Mm-hmm. Accidenti, gli prende. Ho i nervi a pezzi. Sono stressatissimo e Dalton tentano continuamente di evadere. Sì, mi rendo conto. Ma lei sa benissimo che non ci riescono mai. Per il momento! Joe Dalton tenta di ipnotizzare una porta. Sorvegliamolo con discrezione. Starà preparando qualche losco piano. Alla minima distrattitudine ne approfitteranno di certo. Non ne posso più! Levati dai piedi! E qua, Joe Dalton! Lo vede anche lei? No, non vedo niente. Lei deve assolutamente riposare. Ho un piano. Faremo in modo che Peabody mi veda di continuo, ovunque, in tanti posti contemporaneamente. Così quando evaderemo penserà all'ennesima allucinazione. Ciao, Joe. Ciao, Joe. Come va stamattina? Vedo due Joe. La faccenda si complica, devo sorvegliare due Joe per volta. Bene, per seguire due Joe, la cosa migliore da fare è dividermi in due. Uno, due, tre! Ciao, Joe. Ciao, Joe. Quattro Joe! Vedo quattro Joe! Pensi a qualcos'altro. Ci vuole leggerezza. Faccia come me. Yuppie! Yuppie! Ma che bravo! Molto bene! Mi sento in forma! Eccolo che arriva! Vai! Yuppie! Yuppie! Oh no! C'è un Joe volante oltre a tutti gli altri adesso! Yuppie! Yuppie! Tutto bene, signor Peabody? Bene, bene! È una lieve allucinatudine! Allora, è pronto? Sì, guarda! Così sei contento! Così sei stupito! Così sei arrabbiato! E così... Ok! Stasera c'è il grande spettacolo finale! Dobbiamo dare il massimo per convincere Peabody che ha le allucinazioni e hop! E vadiamo tranquilli! Non so cosa stiano combinando i Dalton, ma il signor Peabody ha bisogno di riposo. Dobbiamo fare qualcosa immediatamente. Svegliati, Peabody, svegliati! Sono sveglissimo! Mi sembra ottimo. Ah, cercavo voi. Il signor Peabody ha delle allucinazioni. Per farlo riprendere non deve vedervi per un po' di tempo. In cambio vi ho preparato una bella sorpresa. Siamo ancora più isolati di prima. Non era questo il piano. Ah, che rabbia! Calmati, Joe. E approfittane. Va meglio? Sì, non vedo più tanti Joe dappertutto. Ragionitudine e serenitudine. Oh, sono il signor Peabody. Si accomodi, signor Peabody. Nascondilo, oppure finirà per capire tutto. La signorina Betty vuole che io non vi veda più, ma credo che abbia torto. È vedendoti, toccandoti, dicendomi che sei solo un comune detenuto bassetto che smetterò di vederti ovunque. È completamente impazzito. No, lo so benissimo che esiste un solo Joe e che è rinchiuso qui dentro. Tutti gli altri sono solo illusioni e io devo ignorarle. Tu mi persegui, ti illusione di Joe, ma io ho deciso di ignorarti e tu scomparirai. Illusione! E per favore chiudi la porta. A posto, ce ne andiamo. In effetti mi basta seguire soltanto il Joe che prepara un losco piano. Ma come faccio a sapere qual è? Seguendo attentamente il mio istinto. Sono un signor cane di razza, del resto. Ormai non ci serve più. Arrenditi, Joe Dalton.
ti ribelli? Beh, l'hai voluto tu! Phantom Flame sta per divorare Joe Dalton! Molla subito, John! Non ti preoccupare, mantieni la calmitudine, è un'illusione! C'è un pupazzo! Le sue allucinazioni facevano parte del piano dei Dalton! Uno e due... No! Buongiorno, Joe! Anch'io sono un altro Joe! Ma è il signor Peabody! Visto che vi piacete tanto, vi propongo un breve soggiorno con tutti i vostri multipli! Per fortuna siamo belli, eh? Vedo degli emeril ovunque! Aiutatemi, sto diventando pazzo! La stazione di servizio. Che prosperitudine da quando quella deviazione sulla strada ci ha fatto diventare una stazione di servizio. E i Dalton sono degli eccellenti addetti ai rifornimenti. Pieno normale o acqua super? Posso assaggiare? Andiamo! Fate come me, ragazzi! Così è troppo rischioso. Dobbiamo costruire un nascondiglio dentro un carro. E come facciamo? Troviamo un cocchiere tonto e gli diciamo che il suo carro ha bisogno di riparazioni. Scusatemi, il mio carro fa dei brutti rumori. Gli diamo subito un'occhiata, d'accordo? Ha un sapore davvero strano. Non dovevo assaggiarlo, è cibo per le mucche. Ah no, ora mi trasformerò in una mucca. Sento uno strano ronzio che mi rimbomba in tutta la testa. Mi stanno spuntando le corna. Sto mutando. Deve essere così. Sto mutando. Bene, ragazzi, vedo che lavorate di buona lena. Così incrementate gli affari del penitenziario. Sono soddisfatto. Bisogna fare tutte queste riparazioni? Per sicurezzitudine, signora, per sicurezzitudine. È che non volevo trattenermi a lungo. Nessuno vuole trattenersi a lungo qui. Preparate la suite reale per la signora. Ecco la camera, arredi rustici, bagno, luminosa e ariosa. Tanto per curiosità, la camera economica com'è? Come questa, solo che dovremmo incatenarla. Buona permanenza! Scusa, ma non è colpa mia se le tue dita attirano il martello. Non riconoscerà il suo carro, tanto sarà bello. Un cane, che razza è? Non la conosco. Non muovetevi, poi vi raggiungo. È davvero, come dire... Un lavoro straordinario ad un costo di grande ragionevolezzitudine. Proviamo questa meraviglia.
possiamo uscire. Perfetto, ma non riesco a trovare la maniglia. Non ditemi che questa botola si apre solamente dall'esterno. È il tuo piano. Rompiamo la botte. Sembra che non abbiano fatto un buon lavoro. Le manca di già la nostra splendida struttura? Splendida, dice? Non userò quel termine nel mio articolo per la guida del carovaniere. La guida del carovaniere? Perché non è rimasta soddisfatta? Ho speso un occhio per delle riparazioni inutili. Il mio carro fa più rumore di prima. Non riesco a capire, non era mai successo finora. Andate a cercare i Dalton. Non ci si può più fidare del personale. Posso offrirle un caffè? Sbaglio o siamo tornati al penitenziario? Fratelli Dalton! Fratelli Dalton! Fratelli Dalton! I fratelli Dalton sembrano scomparsi! Vi aiuto a cercarli! Il dovere mi chiama! Spero solo che quei farabutti non ne abbiano approfittato per evadere. Se sono fuggiti a piedi, saranno qui vicino. Oh, grazie, che pensiero gentile. Detenuti ne troviamo quanti ne vogliamo, ma è raro trovare dei bravi meccanici. Eccoli là! Devo requisire il suo carro, fuori dai piedi! Prima di scrivere articoli sul carovaniere, guidavo la diligenza express! E le piaceva molto a giudicare da come corre! Evviva! Comunque, per l'intrattenimento, la mia struttura merita tante stelle sulla sua guida. Poiché la strada riaprirà prima del previsto, non finirete nella mia guida. Faccia una guida dei penitenziari. Questo è il migliore. Da qui non si evade. Non è vero, fratelli Dalton? Ne riparleremo quando verrà pubblicato il primo numero. Allora, chef, quale succulenta ricetta ci prepari quest'oggi? Oggi cucineremo peperoncini al lardo alla Vero Falco. Una girandola di sapori, una goduria per le papille! Evviva! Bravo! Everell, rifai la ricetta, è di corsa! A tavola, è pronto! Dammi! No, no, assaggia prima tu! E adesso su, starnutisci! Ma dove sei? Ma sono qui, Joe! Lo trovo delizioso, il mio intruglio! Certo, è l'intruglio di Everell che l'ha reso invisibile! Everell, sei un vero genio! Vieni, fatti abbracciare! Ma sono qui, Joe! Funziona! Siamo invisibili! Forza, scappiamo! Joe, invisibile non vuol dire che possiamo attraversare i muri. Guardie! Guardie! Ci sono degli insettoni nella nostra cella! Dove sono gli insettoni? Oh. Allarme!
sono scomparsi! Scomparsi? Senza lasciare traccia, niente! Né lenzuola annodata e né tunnel! Bloccate tutte le porte! Non fate uscire nessuno! Devono ancora essere all'interno del penitenziario! Adesso voglio proprio vedere che fanno. Nulla sfugge a Melvin Peabody. Oh, che c'è da ridere? Come dice, scusi? Ora andiamo a rubare le chiavi al direttore e poi tagliamo la corda. Ehi, sto volando! Sto volando! Everell, che ci fai col cane? Beh, è un souvenir, Joe. Si viaggia leggeri, capito? Ho sempre sognato di essere un supereroe! Sì, sì, lei stava ridendo, Em. Eh? Ma dove sono, accidenti? Attenti, c'è qualcuno! Non è possibile. Che ingratitudine. Ah, grazie. Così manda tutto all'aria. Guardie, guardie, venite! Arrivo, Super Rantan Plus! Allarme, allarme! Non si corre! Chi è là? Siamo noi, i fratelli Dalton. Le chiavi. Le chiavi? Ma io non ce l'ho le chiavi. Non si dicono le bugie. Oh, perdono, signore. I fratelli Dalton sono invisibili là, davanti a voi. Là dove? Qui. State tranquilli, ci sono qua io. I miei occhi di supereroe individueranno i fuggiaschi, ben che non si dica. Via, scappiamo! La pozione non ha più effetto. L'essenziale è avere le chiavi. Oh, quale sarà di queste? Presto, acciuffateli! No, guardi che lei non ci paga per acciuffare i fantasmi. Vi raddoppio il salario. Lo triplico. Lo quadruplico ed è l'ultima offerta. Beh, d'accordo, quanto? Il penitenziario è stregato! Il penitenziario è stregato! Stregato? Stregato! Stregato! Dannato mazzo di chiavi! Fatto! Guardate, guardate e apprezzate la libertà che ci tende le sue grandi braccia. È bello, no? Beh, andiamo giù. Aspetta, con calma. Questi sono momenti da assaporare. Non ci corre dietro nessuno. Fermi dove siete! Mani in alto! Insomma, quelle che si vedono... Ah, un altro fallimento! È irritante alla fine! Ah, adesso basta! Smettila, Everell! Non ci posso fare niente, Joe! Non riesco a digerire la pozione! No, non mi sono dimenticato i pantaloni! Li porto sotto gli slip, come fanno tutti i supereroi!